Allora Barbara, come sempre, apriamo la puntata con l'amica Silvia Pagni. Oggi c'è? Il rock. Bentornati cari telespettatori nella nostra rubrica L'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dell'acquario, nel mese di febbraio nasceva un cantautore e cantante formidabile con una grinta pazzesca. Nel 1962 nasceva all'anagrafe Pietro Pelù, ma in arte Piero Pelù. È cofondatore del gruppo rock Litfiba. Oltre che per l'attività artistica, è conosciuto per l'impegno politico, profuso attraverso la musica, i testi delle sue canzoni, i concerti e gli atteggiamenti che mostra in pubblico. È considerato uno dei più amati e influenti rocker della musica italiana. Ha vinto 3 volte il premio Lunezia. Piero Pelù è nato ed è cresciuto a Firenze, nella provincia di Massa Carrara, il papà radiologo e la mamma casalinga. Si avvicina alla musica rock all'età di 8 anni, pensate, acquistando una chitarra, a quei tempi una Echo Eldorado. 2 anni dopo a Parigi rimane folgorato dalla chitarra di Tony Iommi. Mentre il primo disco che acquistò fu Revolver dei Beatles. Nel 1976 invece assiste al suo primo concerto di musica rock, quella dei New Trolls. Inizia ad appassionarsi alla musica e soprattutto al canto, mentre frequenta il liceo classico, divenendo il frontman di una band liceale, i Munions. Piero in quel periodo iniziò a farsi chiamare con l'appellativo di Pierrotten, in onore a Johnny Rotten e anche perché il termine Rotten significa marcio, considerato un bell'aggettivo per chi frequentava il punk. Dopo il diploma di maturità classica nel 1980 presso il liceo Michelangelo di Firenze, parte per un viaggio a Londra ispirato dal punk inglese, deciso a trasferirsi per sempre nella capitale inglese, ma deluso dai punk da lui considerati imborghesiti, torna a Firenze. Tramontato il progetto in Munions, fonda con altri musicisti i Litfiba. Dopo qualche mese di prove, la band esordisce in concerto il 6 dicembre del 1980 al Roccoteca Brighton. Piero, convinto delle potenzialità della lingua italiana, si fa promotore nella band dell'impegno a comporre rock italiano cantato in italiano, diventando l'autore principale dei testi di tutte le canzoni della band. E grazie anche alla sua grande teatralità, diventa il frontman carismatico dei Litfiba. In poco tempo i Litfiba accumulano tantissimi concerti in tutta Italia. Nonostante il grande successo e positività del pubblico, non riescono però a trovare una casa discografica per un contratto. Pelù debutta come solista nel 1999 quando è ancora impegnato nell'infinito tour con i Litfiba, con il singolo Il mio nome è mai più, firmato con Ligabue e Jovanotti. Lo stesso anno è chiamato da Mina per incidere Stay With Me, una cover in italiano di Stay delle Shakespeare Sister, inclusa nel disco Olio di Mina.
La prima apparizione come solista avviene nel programma televisivo Francamente Mininfischio, condotto da Adriano Celentano. Qui duettano con il brano Svalutation. Nella stessa sera interpreta un brano rivisitato del gruppo I Ribelli dal titolo Pugni Chiusi. Si è sempre dichiarato ateo agnostico, ma ha anche detto di essere devoto a Santa Sara. Questa predilezione nei confronti della patrona del popolo Rom è dovuta alla passione che Piero nutre per la cultura gitana, per i viaggi e per il suo considerarsi un'anima nomade. E anche per oggi, gentili telespettatori, abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi mando un grande, grande saluto da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!